vediamo proprio che... l'opera. È l'opera d'artista che ha trovato posto in via momentanea nell'atrio d'ingresso del reparto di pediatria dell'ospedale Maggiore di Lodi. È frutto della fantasia creativa di Stefano Bressani, artista pavese, che ne ha fatto il motivo ricorrente delle sue donazioni ai giovani pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali di tutta Italia. Mi chiamo Stefano Bressani, sono un artista contemporaneo, sono il padre fondatore di questa tecnica a livello internazionale. Sono sempre stato molto attento anche al discorso di una beneficenza però culturale, che è una cosa che ho voluto portare nei reparti delle pediatrie grazie appunto all'ospedale di Lodi, alla direzione, alla dottoressa Roberta Zacchiero e alla dottoressa Zuccarmaglio per aver sostenuto questo progetto che arriva di fatto anche nella vostra pediatria, trasformandola non solo, come si diceva prima, in un luogo dove l'arte aiuta i bambini a passare momenti un pochino più in felicità e a sollevare attraverso appunto i temi dell'arte, che normalmente aiutano anche ad affrontare questi temi in maniera un pochino più leggera. Il reparto di pediatria diventa di fatto un hub contemporaneo, quindi la firma rimane sempre uguale, il basamento sostenuto appunto dal Rotary che ha reso possibile questa cosa, è una firma che viene riconosciuta insieme all'opera in tutti i reparti di pediatria italiana. Quindi di fatto questa testa vuole essere un'icona, non ha sesso, non ha età, non ha religione, proprio perché vuole trasformarsi in questo amico immaginario che è in grado di colloquiare con i bambini attraverso la cromoterapia, attraverso i volumi, attraverso i colori, dove ogni bambino infatti è stata studiata per essere mediamente ad un'altezza di colloquio con i bambini, dove ogni bambino appunto può ritrovare il suo mondo. Infatti il progetto si chiama Cerca il tuo mondo, proprio per questo, quindi ogni bambino ha tra virgolette il compito, il piacere di colloquiare attraverso i propri desideri, i propri sogni, e mi piace dire sempre che è giusto ricordare di non abbandonare nei cassetti dei grandi i sogni dei piccoli, quindi questa cosa mi piace molto, è una cosa che porto dietro con tutto il progetto con tanto cuore. All'artista pavese sono andati i ringraziamenti calorosi del direttore generale dell'azienda sociosanitaria territoriale Guido Grignaffini, del direttore amministrativo dell'azienda Giovanni Brianza, dell'assessore comunale Simonetta Pozzoli, del Rotary Club Lodi, rappresentato dal suo presidente Teresa Zuccarmaglio e da alcuni suoi soci. Proprio il Rotary ha messo a disposizione il basamento ignifugo sul quale farà bella mostra di sé, soprattutto ai bambini, la testa d'artista. In segno di riconoscenza, Roberta Giacchero, direttrice di pediatria al Maggiore, ha consegnato una targa ricordo a Stefano Bressani.